Lunedì 18 marzo, ben ritrovati con il TGL News. Non ha avuto fortunatamente tragiche conseguenze l'incidente stradale che si è verificato verso le 14:30 di oggi lungo l'autostrada A21 direzione Cremona, all'altezza di Piacenza. Per cause ancora da chiarire, un camion si è ribaltato e ha preso fuoco. L'alta e densa colonna di fumo nero era visibile dalla città. Lievemente ferito l'autista del mezzo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118 con la Croce Rossa. Cambiamo argomento. Con i valori di polveri sottili registrati ieri dalla centralina Giordani Farnesi in pieno centro storico a Piacenza, nel 2019 è già stato raggiunto il limite di sforamenti consentiti dall'Unione Europea per tutto l'anno. Nell'arco di 2 mesi e mezzo, infatti, sono state 35 le giornate in cui i livelli di PM10 registrati dal rilevatore di ARPA sono stati giudicati eccessivi. Fino al 31 marzo a Piacenza restano dunque in vigore le limitazioni alle auto più inquinanti da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 18:30. Domenica prossima è inoltre prevista l'ultima domenica ecologica della stagione. Ancora cronaca: se i carabinieri mi fermano, gli sparo. L'intercettazione shock agli atti della maxi inchiesta che ha stroncato un'associazione pericolosa, un'associazione a delinquere che commetteva furti, rapine, estorsioni, riciclaggio di metalli rubati e tanto altro ancora, tra cui minacce al sindaco di Caorso, Roberta Battaglia. La frase è stata registrata dalla cimice posizionata sull'auto di uno dei nomadi sinti arrestato in fuga dopo aver rubato in un'abitazione. Qualche decina di metri più in là aveva una pattuglia di carabinieri. Lui ha messo mano alla pistola, ma fortunatamente la paletta non si è alzata. Dall'indagine emergono altri particolari, come ad esempio il fatto che le armi venivano rubate nelle abitazioni e poi venivano utilizzate come merce di scambio per comprare droga che i componenti di questa banda criminale assumevano per caricarsi prima di furti e rapine. Tre uomini disoccupati e pregiudicati sono stati arrestati sabato dalla polizia mentre tentavano di rubare banconote pensate dalle cassette delle offerte della chiesa della Santissima Trinità, proprio a Piacenza. Si tratta di un 46enne, un 43enne e un 62enne, tutti piacentini. Per loro sono scattati i domiciliari per tentato furto aggravato. Questa è la nostra ultima notizia. Il TGL News torna più tardi. Vi auguro un buon pomeriggio.